12 giugno è appena terminato lo spettacolo di Gioia Martire che qui con noi ci concede una piccolissima intervista nonostante il caldo. Dunque, premesso che probabilmente quella del teatro è una delle arti più complesse da affrontare, specie in un monologo, che impressione hai avuto, dirò del tu, recitando qui al Pompeo Aldo? Guarda, io sono d'accordo che il monologo è una forma di spettacolo, una forma di teatro che poi in certi momenti hai la sensazione mentre reciti che non sai se stai facendo il teatro o stai in maniera quasi folle elaborando concetti e pensieri, perché il monologo non ti consente la relazione con altri personaggi e quindi creare la trama drammaturgica. Per cui hai ragione, è un genere molto complesso, molto difficile e rischioso, sia per l'attore ma anche per il pubblico, devo dire, perché corre un grande rischio di annoiarsi, è faticoso, molto faticoso per chi recita e per chi lo segue, il monologo. E tanto è vero che io, pur facendo questo lavoro da tantissimi anni, non ho mai voluto affrontarlo il monologo, è il primo monologo che faccio da che sono attrice. Per cui è un'esperienza molto nuova e questo monologo non l'ho ripetuto nemmeno tante volte, questa sarà la sesta, settima volta che lo replico. Quindi io mi provo ancora in questo genere, mi sperimento. Sono contenta, mi sembra che anche questa sera sia andata bene, sono contenta quando le persone mi dicono che lo abbiamo seguito con grande emozione, sono commenti che raccolgo, che mi vengono così a riportare. È stata, credo, una bella serata, particolare perché comunque il luogo è molto particolare e si crea un'atmosfera di rane che gracidano, che fanno un effetto sonoro interessante. Benissimo. Chi è l'attore? Mi spiego, l'attore è colui che si fa modellare da un regista oppure è colui che fa sua un'opera? Ma c'è necessariamente un incontro, penso a metà strada. L'attore si fa modellare dalla materia che incontra, non, dal regista in parte, diciamo, ma fondamentalmente dalla materia che incontra e dal personaggio che incontra. Se non ha questa capacità di modellarsi e di aprirsi all'incontro con il personaggio, diventa, non è più un attore, ma propone se stesso e il personaggio diventa, come dire, un aspetto di se stesso. Deve accadere il contrario, l'attore si deve annullare nel personaggio, è il personaggio che deve prendere vita, non deve mai accadere l'inverso, altrimenti non parliamo di un attore. Dunque, la tua carriera è fatta di film, fiction, teatro. Il tuo ambiente naturale qual è? Sicuramente teatro. Sì, teatro perché io ho cominciato con il teatro tanti anni fa, adesso spesso i giovani quando cominciano, quando pensano di voler fare gli attori, pensano alla televisione o forse al cinema. Io proprio pensavo, desideravo, volevo il teatro. Ma erano proprio tempi diversi, era tutto molto diverso, la televisione non aveva ancora così invaso il tempo, i pensieri, la vita delle persone, dei giovani soprattutto, per cui era veramente un tempo diverso. Comunque, amo il teatro, fondamentalmente è quello il mio amore. Dunque, un'ultima domanda, poi ci salutiamo. Hai lavorato con registi di levatura internazionale e di bravura, insomma, inenarrabile, quali Gianni Roy, Ghisi e via dicendo. C'è una differenza tra i registi con cui lavorate, i registi dell'epoca che ci hanno lasciato una storia e i registi attuali, i registi di oggi? Sì, c'è sicuramente una differenza perché erano
formazioni diverse, si faceva un altro tipo di film, ora il cinema italiano è un cinema che io riesco a seguire con difficoltà perché non trovo delle cose molto interessanti da andare a vedere. C'è la differenza di contenuti che venivano trattati, che erano dei contenuti anche molto amari, molto graffianti, molto critici, e questo insomma nel cinema dei nostri giorni non esiste, non sono elementi che esistono più tanto. Lo stesso modo di lavorare dei registi è un modo più così leggero, ammicca al gusto del pubblico, sa che il pubblico oggi è fondamentalmente avvezzo alla televisione, per cui lo stesso cinema si traveste in un certo senso da televisione, quindi sono delle realtà, un modo di lavorare totalmente, radicalmente diverso. Era veramente molto bello. Io sono felicissima di aver avuto la possibilità di entrare in quell'ultima coda, capito? L'ultimo battito di coda di quel cinema di grandi maestri come Nanni Loi, come Ettore Scola, come Concelli. Sono molto felice, è stata un'esperienza che ti rimane, ti insegna tanto. Oggi forse no, non insegna neanche il cinema che fai oggi. Bellissimo. Dunque, allora io non posso che ringraziare di cuore Gia Marte per essere stata qui con noi al Pompelato questa sera e aver dato il via, tra l'altro, a una rassegna in cui crediamo, è il primo anno che insomma ci mettiamo in gioco anche con il teatro, penso che sia difficilissimo. Grazie. Io spero che sia stato un inizio felice. Senz'altro, insomma, l'unico problema è il caldo, ma lo risolveremo. Grazie ancora a tutti e a te. A voi.